Che fai, Kattivik? Fermati, non fare quella posa! Fermati che finisci rovesciato, se no, finisci a testa in giù dopo! Ed eccoci qui con Lonk. La missione di Lonk sarebbe incontrarsi con Wyatt e costruire una zattera per attraversare il fiume. Il che vuol dire incontrare Wyatt e andare a rubare una zattera. Perché chi è che ha soldi per comprarsi una zattera? Non ho i soldi per mangiare, vuoi che abbia soldi per comprarmi una zattera? E dai. Vabbè, è una cazzata, sto bello pasciuto, quindi i soldi per mangiarcelo. Ehi Wyatt, che piglia? Ti accompagna al mio luogo segreto? Io non mi fiderei di Wyatt, secondo me ci fa uno scherzetto. Oh, che bella sta casetta! L'hai fatta tu da solo? Una casetta piccolina in Canada. Vai al negozio di barche per informarti su cosa, sull'orario che fanno, così entriamo di straforo e ci rubiamo le cose. Ma che cosa insegnate ai bambini? Buongiorno, vorremmo acquistare una barca. Faccio da solo, non si preoccupi. Bene, Blink, tu stai di guardia, ok? Perché che cosa vuoi fare? Calmati, non voglio rubare nulla, voglio solo leggere. Ma per leggere c'è la biblioteca, eh. Hai fatto? Su! Oddio, chi è? Oh no, sta arrivando qualcuno! Wyatt, arriva qualcuno, sbrigati! Ehi ragazzini, che ci fate qua su? Fatti i nostri! A botte! Niente, non facciamo niente pugni, ok. Scappiamo allora. Ah, ma c'è anche da me Android Yamada? Vabbè, Cyborg Y, vabbè, sì. È un falso Cyborg. Wyatt, allora che si fa? Dobbiamo cercare dei pezzi per costruire la zattera, no? I materiali. Ok, ci serve un ramo resistente che sostiene la vela, lo scafo e un remo. Basterà un frammento robusto. Frammento di che? Addentriamoci nel bosco tetro e troveremo tutto. Io ho molta paura. Ed eccoci al bosco tetro. Chissà perché si chiama tetro. Quindi tronco massiccio, ramo resistente e frammento. Frammento. Vabbè. Oddio, chi è questo? Oh, cavoli. Ha paura di me? Ah, ti affronto! Ma arrabbia! Non mi fa arrabbiare, eh! Oddio, era un incubo, che roba era? Che significa incubo ora? Ecco un tronco bello robusto! Per lo scafo! Oddio, Manny Panichiao! E chi è quel piccoletto? Cirotto, perché a Ciretto faccio Cirotto. Cirotto perché è l'ottavo figlio, se era il settimo figlio era Ciretto. Capisco! E questo serve a sostenere la vela maestra. Ora manca solo un frammento. Non abbiamo ancora trovato nessun frammento. Eppure siamo in un bosco. Di questi ramoscelli dovrebbero esserci una bizzeffe. Andiamo al ponte a nord. Oh, che succede? Fermi! Che succede, Wyatt? C'è qualcosa che non va? Quindi? Venite qui, veloci! Bene, scusa. Dove cazzo si esce in questo posto di merda? Quindi stiamo in campana, non dobbiamo farci vedere da lui? Ah, eccolo qua, abbiamo trovato il ramo, che poi è un frammento proprio fatto a forma di remo. Cioè, signori, se non è fortuna questa, frammento robusto. Abbassa la voce, oppure ci arriva quello che ci fa peretta e noi ce la prendiamo male. Eccolo qua. Chi è stato? Chi ha parlato? Chi ha parlato? Sì, a voi a suonare Yo Game Watch. Wow. Buongiorno, sono l'esattore delle tasse. Hai pagato le tasse quest'anno? Signori, ho fatto la dichiarazione dei redditi. Certo, poi ho lasciato detto al commercialista quello che doveva fare. Io ho pagato il commercialista e il commercialista ha eseguito. Quindi va bene? Ora basta! Controllerò se hai pagato le tasse! E se non lo hai fatto, ti mangio! Ok, signore esattore. Le presento la mia cartella, eccola qua. Proprio qui in testa gliela presento. Allora? Chi è stato? Non lo so. Io non ho parlato, non ho detto nulla. Chi era? Cos'era quell'urlo disumano? Eccolo, prego, vadi pure, facci lei. Rino! Ceronte! Mastodontico, yeah! Oh no, sono un pochino più veloce nel gioco, ecco no, se no non mi regolo bene quei tempi. Perfetto, sì, perché con emulatore... Chi è? Chi ha chiamato? Oh no! È un mio alleato! Usa Pion! Non posso neanche puntarlo! Aspetta, perché certo, se sto con questo coso qui... Oh mio Dio, una mazzata letale! Che vuole fare? Cosa sta cercando di fare? Mister chi è? Chi forza? È il chi è la forza vitale!
Però chi non ha pagato le tasse quest'anno? Ci sarebbe un po' di gente che evade il fisco. Io farei controlli. Poi non lo so, Il tato qui ti carico. Bacon trito. Che troppo bacon fa male, ma il giusto è ti proprio ti svolta la giornata quando lo mangi. Ma che dici, capitano? Mancato. Sì, vabbè, mo posso capire che... Capisco che sei l'esattore delle tasse, però accidenti, un minimo, amico mio. Ho preso, sì, mi è arrivata pure la cartella l'altro giorno. Stai buono, senza motivo. Oh no. Ora è la forma suprema. L'agenzia delle entrate in toto lui è ora. Lo sterminio letale, no! Oh no, che facciamo? Ehi, ragazzino! Tieni, usa questo. Cos'è? Uno strumento per evadere il fisco. Incredibile. Un nuovo UK... Ah, un UK Watch, ok. In fondo sì, siamo bambini di 12 anni. Mica abbiamo un reddito da dichiarare noi, effettivamente. Tranne se fa YouTube. I soldi di YouTube devono essere dichiarati sempre e comunque. È una pistola, usala per sparargli. Beh, grazie, a quello serve la pistola, no? UK Watch, sogno! Quante futili sciocchezze! Steve Jobs, lo faccio subito, Subito. Equipaggia la medaglia Yokai. Tribù Emma Leo Fuoco, fregate. Com'è che funzionava? Io non mi ricordo Emma come funziona. Ah, c'ha il potere forza. Sì, però questo non è facile da utilizzare. Ehi, vabbè. Buonanotte allora. Fa schifo! O che fa lui che c'ha la tribù quella... Viandroide? Alto però, amico mio. Io mo alto non so che dire. Ah, lui fa inseguimento? Bene! Allora spara, va, che bello! Anche se sto qui, anche se sto a caso, lui va a inseguimento! Sì, ha voglia lì ad arruffarsi le mani! Ah, che bello! Perché ormai, a quanto pare, essere a livello 20 in questo punto del gioco è overpower, però... Boh. Immagino di dovermi ritirare per ora! Ma al prossimo conteggio non mancherò, vabbè. Buonanotte, Oh, attenzione! Benkei! Sì! Voglio fare amicizia, sì! Benkei! Bene! Spadone Armador. Lo chiamo Kengo. Wyatt, il progetto può cominciare. Abbiamo tutto ciò che ci serve, quindi facciamo un bel disegno per questa zattera. Decidiamo come costruirla. Perché voglio dire, ok che un tronco è robusto, ma dobbiamo farlo in più parti. Non penso... Quanto era grosso sto tronco che ci hanno fatto che ci hanno tirato fuori? 2, 4, 6... 6 tronchi da un tronco. Com'è possibile? E tutta quella frutta che abbiamo raccolto solo dei manghi. Ma scusami. Guardo lì con la pietra pomice come leviga. Oh, sembra tutto pronto. Ma una bandiera, perché non usiamo le mutande come bandiera? Cioè, alla fine non serve a niente, È solo per far vedere che ci abbiamo una zattera. Bene, Konoha si attacca allora. Ok, dobbiamo andare per forza a sinistra ora. Già si è fatte danni la barca, e allora? Se c'è qualche alligatore, lo facciamo secco. Ehi tu! Cappadonna che ci fa un rap! Yo! Oh, scusami, ti ho colpito? No, spero di no. Traguardo! Siamo i primi a raggiungere questo posto dimenticato da tutti. Sento una presenza yokai. Micellano, a noi due!
Ah, belli. Belli sti yokai, oh. Amici, ok, chi capita capita. Ok, però ehi, Neradama, possibilità aumentate con Neradama, eh? Sì, oh, che fai, Kativik? Fermati, non fare quella posa! Fermati che finisci rovesciato, se no, finisci a testa in giù dopo. Niente, ma che cattivi che siete. Io ci provo a fare amicizia, ma qua non fanno niente. Nessuno vuole diventare mio amico, ok? Che c'ho la barba e il buzzo qua, però insomma, voglio dire. Oh, c'è un nuovo numero di Fancidet, di figo quello. Misteri creati da antiche civiltà. Tesori? Sì, misteri. Ma direi che possiamo ancora andare avanti un pochettino. Inforchiamo la zattera e via all'avventura. Bene, traguardo! Guarda che cielo limpido ora che ha smesso di piovere. Eh già. E dunque, siamo giunti sulle rovine di cui stava parlando quella rivista. Ok! Che figata! È incredibile come ci voglia una rivista per scoprire questi posti nascosti. Facciamoci un giretto, dai. Che ci abbiamo qui? Un'esfera piccola? Mi serve, dai. C'è qualcosa. Artefatto. Oh, sembra un disco metallico. Un sottobicchiere di qualche antica civiltà. E la madonna, che c'aveva il sottobicchiere in argento? Che quanti soldi ci avevano? Una civiltà prosperosa. Questo era un bagno, probabilmente. E questo cos'è? Uno zoccolo di gnu. È grazie al portafortuna che la società del passato ha prosperato, ovvio. Quale altro motivo, se no? Non potrebbero avere certi manufatti di tal beltà. E qui abbiamo delle perline che si mettono al collo. Ok, eccomi. Nanid fa... Che è qua? Un laboratorio segreto. Che cos'è? È qualche specie di teletrasporto, direi. Reperti antichi. Salve! Hello! Non volevamo disturbare, signor Squalo! Lo capisco, signor Squalo, però non ce l'abbia con noi. Noi siamo qui in visita turistica. Ma sì, a voi posso dirlo. Pronti? Esatto. Io sono quello che ha progettato lo Yokai Watch Sogno. L'iWatch. L'ex presidente della Apple, Steve Jobs. Mi hanno licenziato perché le mie idee erano troppo innovative e non avevo manualità. In effetti sì, la Apple è prosperata grazie a Steve Jobs, però manualità zero ma cervello tanto. La ruota sogno perché abbiamo trovato Steve Jobs. Ok, una vita seria. Era meglio un cetriolo in questo caso. Almeno potevo metterlo a buon frutto il cetriolo. Però niente artefatti e quindi... Beh, in realtà qualcosa c'è che potete fare. Sapete, dicono che ci sia un meteorite che si è schiantato qui da Arachidia. Io l'ho visto, non era un meteorite. Infatti non lo era, era un UFO! Un Flying Saucer! Comunque, se è davvero un UFO, la faccenda è seria, amici miei. Wyatt, guarda! Non posso credere ai miei occhi! Abbiamo scovato un UFO! Whisper, tu sai volare! Portalo qui! Che assurdità! Capitolo 5. Svelando il mistero dell'UFO. Ci sarà da divertirsi. Quanto in falsetto sta voce? Che gli ha preso a Novara qui? Ehi. Andiamo, sì, andiamo a salvare il gioco e a vederci... Beh, sì, direi di andare a quel paese. Ad ogni modo, amici, vi ringrazio per aver seguito il video. Nel prossimo, ovviamente, si continua la storia di Arius. Sarebbe ora di potenziare gli Yokai Watch. Mi sa che nel prossimo video saliremo a rango C con entrambi. Ad ogni modo... In descrizione trovate tutti quanti i link utili, vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!